chi non conosce i fatti che sono già succeduti in un certo territorio, in un certo periodo, non sarà mai in grado di capire il perché la vita si è evoluta in quel modo fino ad arrivare ai giorni nostri, e non sarà neanche in grado di progettare il futuro del territorio dove abita. Perché le case fino al 1812 sono state costruite in gruppi lontani l'uno dall'altro? Difatti in quel periodo le case le trovavamo in questa parte alta del paese, un po' qui in mezzo alla Ciazza, poi c'erano qualche casa sparsa in queste zone. Qui in mezzo c'era tutto un vuoto, e dopo vedremo perché. Allora, il nostro paese, che è formato un po' come una mano, come un triangolo se vogliamo, col vertice su dove sbocca il Lesina in Torrazza, e poi si apre a ventaglio verso la parte bassa, verso la strada statale che allora non c'era. E qui i tempi appunto si divideva in due grandi, in due nuclei abitati. Uno, la parte vecchia era da qui che era via Cavour, via Corralli, da qui andando a sud fino al piede della montagna, e poi era qui c'è Nogaredo e qui c'è Verdione, per esempio, sopra Tavani, che a quei tempi erano abitati, e ancora nel 1900, cioè circa 100 anni fa circa, tra Nogaredo e Verdione c'erano un'ottantina di persone. Anche qui sopra Casà, dove c'è la Cassina Nuova, fino a 50 anni fa ci abitava una famiglia, che anche in pieno inverno, chi andava a scuola, nelle scuole dove c'è il municipio adesso, giù qui a Santa Domenica, scendeva a piedi, saliva a piedi, con la neve magari di mezzo metro, altro che la comodità del giorno d'oggi. Comunque, torniamo a noi. Ecco, i due nuclei abitati, la parte vecchia, a sud delle attuali via Cavour e Fumagalli, fino ai piedi della montagna, e abbiamo visto che anche Nogaredo e Verdione sopra Tavano c'erano delle famiglie che vi abitavano tutto l'anno. Questa parte qui era abitata prevalentemente dai contadini, perché a quel tempo l'economia della nostra zona, come di tutti i paesi si può dire della valle, erano attività prettamente agricole e allevamento del bestiame. Non c'erano gli stabilimenti, le fabbriche di nessun tipo per tempo, salvo qualche officina o qualche falegname che costruiva i carri perché servivano, non c'erano camion, non c'erano furgoni, i mezzi di trasporto erano i carri che magari in qualche casa vecchia dei vostri nonni, magari nelle vecchie ere, le AIE, magari c'è ancora qualche carretta vecchia che si adoperava fin qui. Quindi i contadini avevano un nome caratteristico, avevano un soprannome, li chiamavano i Braghin, forse perché portavano un tipo di pantaloni un po' alla mezzasta, diciamo così, non erano pantaloni lunghi come i nostri che portiamo adesso, ma che usavano, non so, forse per l'economia, perché allora di palanche, di soldi ce n'erano pochi. Se la stagione della campagna andava bene, si poteva anche spendere qualche cosa, altrimenti denari ce n'erano. E le zone erano e sono tuttora divise in culundei. I culundei sono degli insediamenti tipici del nostro comune, che vedremo dopo in seguito, perché c'è una domanda che stuzzica proprio una risposta specifica. Questa parte alta qui, come abbiamo visto, questa zona, che era la parte vecchia, c'era e c'è tuttora la caratteristica dei colondei, che ci trovavamo i colondei, vi leggo alcuni nomi che magari qualcuno ha già sentito parlare. Colondel di Penagin era qui vicino alla Gera, il colondel di Lau, di Bacheteux, di Kunt. I conti erano là in Badia, perché abitavano una volta i conti Peregali, dove c'è adesso la famiglia che è la proprietà del Catanio, vicino alla sinistra. La casa Fumagalli che non la casa dell'Eliseo Fumagalli. Poi vi parleremo in seguito, perché c'è una domanda specifica che interesserà poi Fumagalli. Qui abbiamo detto di Kun, di Saladin, di Paganin, e
per Dancasare, di Paganim, di Verbui, di Lodi dove abito io, quella zona lì era Colondel di Lodi, per esempio, di Bulat, di Lucciun, di Fulciun, di Mambret, fino a su, su e in Torrazza. Torrazza è sempre stata un nucleo abitato facente parte di Lodi, pur essendo al di là dell'Esina, cioè territorialmente sarebbe, come dire, sembrerebbe annesso al comune di Andalo, che sta al di là dell'Esina, ma Torrazza è sempre stato parte del comune di Levio. Poi c'era la parte nord, la Ciazza, come la chiamavano, non di Alè, la piazza, questa parte qui, che c'era un nucleo proprio centrale di case molto vecchie, qualcuna poca qui a Santa Domenica, perché questa qui era la parte dove abitavano i Sciuri, che erano poi titolari di negozi vari, perché nella parte alta dei negozi, no, c'era il negozio sul, che c'è ancora sul cima degli Scotti, altrimenti erano tutti qui sulla, sul centro, sulla strada statale, che allora si chiamava Regio Strada o Strada Postale. E in mezzo, e qui abbiamo pochi, pochi Colundei, so per esempio i Colundei di Sterloch, di Benedet, di Vas, di Mazza, partendo da qui, di Starluch, c'è sotto la strada, esatto, di Benedetto, lì dove c'è la macelleria adesso, dove c'è l'osteria del esatto, e di Mazza, dove grosso modo, piccolo Cimarosa, dove hanno fatto il presepe di vetri quest'anno. Ecco, quello lì, erano i pochi colombei della parte bassa, della parte nord. In mezzo questa fascia qui era tutta vuota e perché c'erano i rum e le cesure che erano terreni recintati, io mi ricordo, forse anche il vostro maestro e anche la maestra Chiara qualche punto vi ricorda, di muri altissimi, alti più di 2 metri, che dicevano i nostri avi, servivano a, nel 1800 e ancora prima per difendersi dai luf. Sapete cosa sono i luf? I lupi. I lupi e gli orsi che una volta c'erano sulle nostre montagne, allora c'erano questi muraglioni, questi muri alti più di 2 metri per difendere proprio anche l'abitato e i cortili che c'erano all'interno. Come mai le case sono state costruite solo in alcune parti del paese? Esisteva già un regolamento su dove costruire le case e quel parte l'abbiamo già visto. Comunque, le fasce centrali dei room che abbiamo visto prima, qui adesso sono, ci sono case, ma una volta era una fascia tutta libera. E quelle fasce centrali lì dei room e delle cesure erano di proprietà dei conti peregalli, che erano i ricchi signori del posto, per cui chi voleva costruire, se innanzitutto aveva i mezzi, doveva costruire al di fuori di quei posti lì. Poteva andare a costruire una proprietà degli altri, che erano i proprietari, i conti per regali. Non esisteva a quei tempi nessun regolamento edilizio. La prima normativa riguardo appunto l'edilizia la troviamo in una legge urbanistica del 1942, quindi vediamo, vedete che è arrivata molto tardi rispetto al periodo di cui parliamo noi. Questa legge qui era fatta molto bene, è rimasta in vigore tale quale fino a non molti anni fa, poi da un po' di anni fa in qua, ogni tanto c'è un regolatore, il regolamento edilizio, ma c'è un continuo succedersi anche per seguire la vita, che è un'evoluzione continua, la vita moderna, e anche queste regole cambiano un po' e si adeguano, si aggiornano continuamente. Perché fino al 1812, oltre la statale, non vi erano costruzioni? Ecco, teniamo presente che la strada statale risale proprio a questo periodo, che si chiamava, come ho detto prima, strada regia o postale. E la ferrovia non c'era, perché è stata costruita solo nel 1885. Anzi, il 15 giugno del 1885, transita il primo treno che è da Colico, e la ferrovia partiva da Colico, non arrivava perché sul lago non c'era ancora la ferrovia, per le difficoltà di fare una strada ferrata, la parte delle gallerie eccetera. La ferrovia partiva, il primo tratto partiva da Colico e andava a Sondrio, e il 15 giugno del 1885 il primo treno che va da Colico a Sondrio arriva alla stazione di Levio, si ferma, c'è giù il sindaco con la banda che nel frattempo era
era sorta, vedremo dopo quando, per delle tutti entusiasti a far festa per il transito del treno che andava a fine. Poi a Sondrio. Ed era una delle prime linee elettriche. Il primo esperimento di linea elettrica fatta in Italia, di tutte le linee ferroviarie, era proprio il tratto che da Colico, passando per Deledio, Morvegno, ancora la linea che c'è adesso, andava a Sondrio. Quindi a nord dell'attuale statale si estendeva tutta la campagna, non ancora bonificata, con i vari fossi e canali per la raccolta e lo scolo delle acque. Era anche soggetta quella zona lì appunto a nord alle ricorrenti inondazioni conseguenti agli straripamenti dell'Adda durante le periodiche piene. Tant'è vero che c'è ancora il toponimo. Sapete cosa vuol dire il toponimo? Topo, topo, dire nome del porto. Topos è un termine greco che vuol dire topos, vuol dire posto, sito, quindi toponimo è il nome dei vari luoghi, dei vari porti. Qui da noi c'è ancora un toponimo, dunque questa è la strada che ho in pala, grosso modo in questa, qui c'è la segheria dei Cisetti, no, qui, segheria, ecco, questa zona qui sotto si chiama ancora, Canzelada, perché quando l'Adda straripava, allagava tutta questa zona, arrivava qui, poi qui, arrivava qui e c'era già l'argine, rientrava ancora nel suo alveo. Questa zona qui appunto era il Candelabra, perché poi fino qui arrivava e si fermava perché dall'attuale strada era un po' più alta, era un po' rialzata, allora non arrivava fino alla ferrovia, però appunto è rimasto il nome tipico Candelabra, perché dove arrivava, segnava il limite sud delle acque che fuoriuscivano dall'Adda. Vi ricordo che quando ero un ragazzo, un bambino come voi, per esempio quando magari si è dimostrato che i maragnoi del Fee, sapete cosa sono i maragnoi? I mucchi del fieno, o anche quando si tagliava il frumento, che partivano e andavano al lago perché l'acqua dell'Adda portava via tutto. Era un danno per i contadini. Certo, gli mancava la materia prima per l'alimentazione delle mucche. Ci sono ancora case che risalgono al periodo fino al 1812? Sì, ce ne sono diverse, in particolare il Ugium, che sono su, sapete dove è l'osteria del Ciocca? Lì, attaccata al Ciocca, e di là c'è la... Questa è Sì. Sì, comunque la zona lì ci sono ancora quelle arcate, in Ugium e un po' più su vicino dove c'è il Puz sotto la centrale, Mumbel, lì prima di arrivare sulla centrale a sinistra, quelle costruzioni lì sono proprio ancora. Ma anche nel Vico Cimarosa ci sono. Sì, anche nel Vico Cimarosa, perché sono proprio tipici. Sono ancora alcune costruzioni che risalgono a fine del Settecento, quindi nel 1812 c'è una data su una. Per esempio lì, di fianco a casa mia, c'è una costruzione, una casa alta, c'è sulla data 1753. Ce ne sono di ristrutturate, quasi tutte le abitazioni più vecchie, risalenti a prima del 1812, sono state ristrutturate ed ammodernate nel corso degli anni. Il più delle volte però senza curarsi di mantenerne le caratteristiche strutturali e architettoniche originarie, perché allora di necessità virtù, come dice l'adagio o proverbio, allora non essendoci neanche regolamenti edilizi eccetera, ognuno cercava di adattare la casa vecchia alle nuove esigenze solo dopo l'entrata in vigore del regolamento edilizio e del piano di urbanizzazione, chiamiamolo così, allora il piano di recupero, gli interventi devono stare negli schemi previsti dagli architetti approvati dal Consiglio Comunale. Perché dal 1812 al 1853 il paese si è ingrandito così poco? Abbiamo già visto prima che l'economia del nostro paese era prettamente agricola, cioè la coltivazione della campagna e l'allevamento del bestiame, che davano anche dei redditi, delle entrante un po' magre. Non c'erano, come oggi si va allo stabilimento a lavorare in ufficio,
o il maestro ha una paga, tutti i mesi la paga fissa. A quei tempi, se la stagione andava bene, si poteva magari alla fine della a ottobre, c'era la fiera del bestiame, si vendeva magari una mucca per pagare le varie spese accumulate durante l'anno, perché a quei tempi anche andare a fare la spesa al negozio per prendere da mangiare andava quasi tutti con il libretto, cioè io vado al mattino, compro quello che mi necessita e il negoziante segna su un libretto dove c'è il mio nome giorno per giorno la spesa che ho fatto. A fine mese, tanto totale spesa, e se ho i soldi pago, altrimenti pagherò quando li ho, quando li avrò. Qualcuno pagava in autunno. Autunno, quando la se la stagione era andata buona, vendeva una mucca, vendeva una mazza e col ricavato pagavo le tasse del comune e anche la spesa del negozio. Appunto, l'economia del tempo era molto misera. La gente viveva dell'allevamento del bestiame e dell'attività agricola che davano a malapena lo stretto necessario per il sostentamento delle famiglie delle Liesi, allora mediamente molto numerose. Non c'era solo un figlio o due, ce n'erano 4, 5, anche più di 10. Inoltre si sono manifestate in quel periodo lì delle gravi malattie ed epidemie, esplosioni di colera, che è una malattia molto, adesso non esiste più nei paesi civili, ma era una malattia molto molto pericolosa che portava alla morte. Per esempio il colera, c'è verificato proprio punti di crisi nel 1817, nel 1836, nel 1855, e poi anche la pellagra. La pellagra era una malattia causata dal tipo di alimentazione, perché si mangiava, la base era la polenta e con poco sale, perché il sale qui da noi non c'è, bisognava importarlo e costava caro, e allora magari non si utilizzava. La mancanza del sale, dello iodio che è contenuto nel sale, causava anche queste malattie. Altre malattie erano scorbuto, anche era tipico a quei tempi il gozzo che veniva proprio l'ingrossamento della la tiroide, che si ingrossava e faceva venire questo gozzo proprio perché carenza di una vitamina specifica, dato il tipo di alimentazione che era molto povero. Poi inconvenienti, malattie o epidemie si sono verificate anche nel campo agricolo. Per esempio la crittogama, che è una malattia che colpisce la vite, per cui qui c'erano molte vigne, vedremo dopo, abbiamo visto che prima nella fase centrale non c'erano case, ma erano di vita anche la vigne, anche attorno alle case c'erano vigne, e questa, la crittogama aveva causato un danno molto forte non solo qui da noi, ma in provincia, che a quei tempi la vite dava il prodotto più pregiato, il vino che veniva fuori, era la voce più grossa delle entrate della provincia di Sondrio, perché si esportava il vino in Svizzera o nel Comasco. E questa crittogama aveva danneggiato molto la vite, per cui le quantità di vino erano di molto diminuite. Poi c'è verificata anche una malattia che si chiamava atrofia, che colpiva i bozzoli del pacco da seta, perché in quel periodo c'erano ad esempio due stabilimenti che lavoravano la seta. Uno era su Badia, quello stabilimento, quella costruzione grande di 18 anni, era un incannatoio che chiamava, che era dove lavoravano la seta. E un altro era dove c'è vicino a chiesa, dove c'è quello, il pistolero morto adesso, lì anche lì c'era un laboratorio della seta. La stragrande maggioranza di chi lavoravano erano ragazzini, bambini come voi, di 8, 10, 12 anni, che per poter lavorare al telaio dovevano portarsi da casa uno scabello di legno, perché altrimenti non riuscivano a lavorare perché erano piccoli. E cominciavano alle 5 del mattino, si fermavano magari un quarto d'ora malapena per mangiare qualche cosa a mezzogiorno, fino alla sera tardi, lavoravano 12 o 13 ore con una paga molto, molto,
modernismo. E per cui poi ci sono state anche delle condizioni meteorologiche, alluvioni, frane, eccetera, che hanno causato, hanno costretto in pratica la gente a vivere di tempi. Come era praticato l'allevamento di vacche da seta? Ora, l'allevamento di vacche da seta è arrivato fino a noi soprattutto per la vicinanza della provincia di Como, perché Como era una zona, anzi erano proprio gli austriaci, comunque la zona di Como era una zona dove c'era la lavorazione della seta già allora, e c'è ancora adesso, c'è anche il museo della seta, qualcuno è andato a vederlo. Quelli di te sono voi, giusto? Allora, il bacco da seta è un bacco, un verniciattolo bianco, lungo più o meno, così quando è adulto, no? Che nasce dalle uova, da delle uova abbastanza piccole. Quando è nato questo bacco ha bisogno di nutrirsi per diventare quello grosso. Allora, mangia prevalentemente delle foglie verdi, che qui da noi erano soprattutto le foglie di una pianta che era il gelso, il muro di dialetto, non so se l'avete sentito. Muro. Allora, i contadini, in genere, nei loro prati, piantavano alcune di queste piante, non c'erano delle piantagioni vere e proprie. Ma in alcuni prati, in cima al prato, in fondo al prato, di fianco al prato, piantavano di queste piante, magari tre o quattro in fila, una vicino all'altra. E così arrotondavano il guadagno della campagna, perché d'estate, quando il gelso produceva dei rami molto ricchi di foglie, li tagliavano, non tutti, un po' alla volta, ne tagliavano alcuni, portavano questi rami in un locale della loro casa, di solito sopra la stalla, sopra, o anche di fianco alla camera dove dormivano a volte, e c'erano delle specie di scaffali molto grandi, scaffali di legno, graticci di legno, tessi su dei legni verticali, su dei ripiani. Su questi ripiani adagiavano tutti questi rami di gelso con le foglie, e i bacchi che erano usciti dalle uova, anzi in genere compravano i bacchi piccoli, no, ne mettevano via alcuni per far fare uova. Questi bruchi, erano dei bruchi, che prima erano piccoli e mangiavano molto velocemente queste foglie. Quando il bruco, il bacco da seta, diventa adulto, deve fare la trasformazione per diventare farfalla. Per fare questa trasformazione, cosa fa? Si chiude dentro un bozzolo, che è un filo che lui si fabbrica tutto attorno, in un bozzolo, una specie di gomitolino, ed è un filo unico, tutto intero, che lui fabbrica, e poi sta lì. Quando è pronto per la trasformazione, cosa fa il bruco? Rosicchia un buchino nel filo, esce, perché è diventato farfalla. È pronto per produrre le uova, e dalle uova nasceranno altri bruchi. Però chi allevava questi bruchi non aspettava che il bruco facesse il buco, ma li faceva morire prima. E sì, erano destinati a morire. Li scottavano, mettevano l'acqua bollente, li facevano morire. Poi cosa prendevano? Prendevano il bozzolo, trovavano il capo del filo e lo srotolavano. E lo appoggevano su delle matasse. Questo era il filo che loro vendevano, però in genere non lo srotolavano i contadini, ma i contadini vendevano i bozzoli alle filande, come quella che c'era, oppure addirittura le portavano anche verso Como, in altre zone, li vendevano, e nei filatoi srotolavano questo filo di seta, che era un filo molto prezioso. Un bozzolo a su chilometri e chilometri. Aveva chilometri di filo, che servivano come fibra per poi fare la stoffa di seta. Come era la statale in quel periodo? Quindi abbiamo già visto che la strada statale, che allora era chiamata Regio Postale, è stata costruita negli anni 1810-1812, era in terra battuta, non c'era l'asfalto, ed era curata dagli operai che si chiamavano i cantonieri, che avevano l'incombenza, erano pagati per quello, per mantenere transitabile la strada. Se voi andate a vedere là al Ponte dell'Esina, il parapetto di
verso sud, verso Legnone, sul piastrone di Sa, che sono ancora originari di allora, c'è scolpita la data 1812, è la data in cui hanno costruito la strada, che allora era più stretta, e il ponte che prima non c'era. Quando si transitava su la Valpaga si attraversava l'Esina, ma quando c'erano i temporali o così bisognava andare in Torrazza, che il ponte di Torrazza è quello più vecchio, risale al 1300. Sì? Volevo chiederti, ma quando è stato costruito il ponte che da Lelevina, quello che c'è adesso? La passerella. La passerella, che era solo per transito pedonale e per le biciclette, poi le moto, e si transitavano, passavano anche le mucche che da Dublino venivano alla fiera di ottobre, è stata costruita nel 1932, in quegli anni lì, che col ponte sostenuto dalle corde. Poi nel 1984 hanno fatto la strada nuova, il ponte nuovo adesso, e la passerella però l'aveva già. Era privata? Era privata, bisognava pagare un pedaggio. Era stata costruita da un signore che si chiamava Vagnetti, che aveva una fornace dove produceva la calce e abitava nel Rubio. Però siccome doveva sempre fare il giro da Mantello per andare nella sua fornace, aveva pensato di costruire la passerella, soprattutto per lui e per i suoi operai. E poi la metteva in uso a tutti purché poi l'avevano ceduta una famiglia di Dublino che viveva di quello. C'era una piccola cambiotello dove stava lì una persona, quando si passava dovevi pagare il caronte di tanti alighieri. E quando io facevo scuola a Dublino i primi anni, parlo del 1980, spesso andavo in bicicletta a Dublino per non fare il giro da Mantello e mi dovevo fermare a pagare per passare. Dopo in quegli anni lì non sempre c'era la proprietaria, perché era una persona un po' anziana, a volte c'era, a volte non c'era, però quando c'era, quando c'era, era mamma di una signora Federica. Mamma della Maria. Poi c'è stato un periodo che c'era Marco. La figlia, sì, la figlia, giovane, sì. Quindi viene in mente un particolare. Il si pagava 50 o 100 lire, negli ultimi anni. E chi era il signore che aveva lo stabilimento? Era un signor Vaninetti di Delivio che aveva le fornaci, siccome aveva la segheria, usava il legname di scarto della segheria per far funzionare le fornaci di calce. Però siccome lui doveva andare avanti e indietro da Delivio, aveva, così mi diceva mio nonno, si era fatto costruire questa passerella così lui poteva andare in bicicletta senza dover andare a fare il giro da Mantello, che era molto più lungo, perché il ponte allora era Mantello, tra Mantello e Rovolo, e così faceva più in fretta. E anche poi i suoi operai, perché diversi operai andavano avanti e indietro da Delibio. Il motivo era stato questo, la molla che aveva spinto. Poi serviva soprattutto anche a quelli di Dublino per venire a Delibio a prendere il treno. Per esempio, quando io andavo a scuola a Sondrio c'erano tantissimi giovanotti, signorine, cioè ragazzi e ragazze di Dublino che venivano al mattino a prendere il treno a Delibio, ma non c'era servizio del pullman. Venivano o a piedi, quando proprio non potevano, o di solito in bicicletta, qualcuno con qualche motorino cominciava a prendere il treno a Delibio per andare a solito a scuola. A mezzogiorno ritornavano e lasciavano le biciclette nella stazione, prendevano la loro bicicletta e ritornavano a Dublino. E hanno avuto altre persone anche che andavano in ospedale, medie, che avevo compagni alle scuole medie che facevano la tratta sulla passerella. Sì. Ma è un'altra domanda che io mi sono qua nel giro, diceva che c'era anche una colonia di sì. dove c'era adesso un frutteto, lì era la colonia proprio vicino alla passerella. Era la colonia che era stata costruita dal comune, dove d'estate i ragazzi, ci sono stato anch'io un paio di anni, si andava giù d'estate, controllati, sorvegliati dalle maestre, e si mangiava lì a mezzogiorno, si andava giù al mattino, si tornava al pomeriggio tardi. Mattino alle 9 fino verso le 4 circa.
Questa passerella nel 1944 era stata in un primo tempo disattivata, demolita in parte, perché sapete che c'era stato il periodo della guerra, c'erano i partigiani, qui dove c'è il municipio adesso c'erano le scuole, ma nel 44 le scuole, io per esempio nel 44 a scuola andavo là dove c'era la casa del canonico, dove abita adesso il Giordano Mirivinti, e perché là c'era il comando del presidio dei fascisti. E una pattuglia dei militari lì che erano qui alla caserma era andata a Dublino a fare un dispettegno. Quando stavano attraversando la passerella c'è stata un'imboscata dei partigiani ed è rimasto ucciso uno dei fascisti, diciamo così. Quando allora i fascisti, per ripicca, hanno tagliato le corde di modo che la passerella non era più transitabile. Il papà della maestra Chiara, che era maestro anche lui, andava a Dublino a insegnare a scuola con la bicicletta e adulto, non potendo più passare dalla passerella, doveva andare a Mantello a fare il giro. Però per poter fare questo ha dovuto chiedere un permesso speciale, motivando il perché, dal comando del presidio dei fascisti. Come mai fino al 1900 non ci sono stati molti cambiamenti? Passo al 1900, La popolazione non è molto aumentata, e perché? Allora, è un'ipotesi. Ecco, abbiamo già visto com'era l'economia di quel periodo, molto misera, non permetteva di poter disporre dei soldi occorrenti per erigere nuove case. Le famiglie erano del tipo patriarcale, composte da parecchie persone che abitavano nelle tipiche case che si chiamavano a torre, perché era uno sviluppo verticale, un piano sopra l'altro, si sviluppavano cioè in più piani. Ce ne sono ancora molte, anche se ristrutturate. Le nostre case vecchie sono ancora, quelle nuovissime sono grosso modo un piano rialzato, massimo, o piano terra. Un condominio, sì. Invece quelle vecchie sono state ristrutturate, c'è il piano terra, poi c'è un primo piano con delle camere, un secondo piano e poi il solaio spazzacato. Il censimento del dicembre del 1857, che è il primo di cui si trova documentazione nell'archivio comunale, mette in evidenza la consistenza delle singole famiglie. Ben 5 erano formate da 10 o più membri. Addirittura quella di Manbretti Giuseppe, che era il proprietario dell'omonima fonderia su in Torrazza, comprendeva 24 persone, perché anche allora i figli che si sposavano rimanevano in casa e nel caso tipico del Manbretti rimanevano nel suo nucleo anche a molti di chi lavorava nella fonderia, nell'officina. E poi, siccome, come abbiamo visto, l'economia era lavorare la campagna, con gente c'era in famiglia, in casa, con meglio si faceva il lavoro. Non è come uno va a stabilimento, finisce il suo ore, torna a casa e finita lì. Invece una volta, oltretutto, non c'erano le macchine per fissare, per tutte le attrezzature, i trattori, bisognava fare tutto a mano. Allora, con più la famiglia era numerosa, con prima faceva i lavori della campagna. Che lavoro rendeva? Perché le case fino al 1900 rimangono raggruppate intorno ai vecchi nuclei abitati? Forse per motivo di sicurezza? Il motivo principale era che si cercava di risparmiare il più possibile il terreno libero, che veniva adibito a vigna, coltivata a uva americana e crinto, che davano quel poco vino di scarsa gradazione alcolica che si usava nelle case, perché non si andava a comprare il vino, men che meno a andare a comprare i vini in bottiglia, perché non c'erano neanche, ma costavano caro andare a comprarlo fuori. Allora si beveva vino americano, che il crinto è un'uva che dà molto americano, al colore quasi dell'acqua. Allora si metteva invece anche uva crinto, perché come inchiostro diventava vino un po' più vivace di colore. Mi fa piacere la vostra iniziativa attraverso i vostri insegnanti per arrivare a capire un po' il perché o per come di certi particolari o di certi fatti del nostro paese.